Un bilancio altamente positivo, il consorzio Punto Europa cresce sotto tutti gli indicatori, fatturato più 700%, progetti per il territorio 178 milioni di euro, ma soprattutto la crescita dei soci, dei comuni che scelgono il consorzio per servizi di assistenza tecnica, per progettazione, per progetti di rete, e questo è molto importante in un momento in cui il PNRR richiede tempi stringenti, professionalità adeguate, ma anche e soprattutto la nuova programmazione europea 2021-2027, che è partita un po' in ritardo causa Covid, ma che adesso sta prendendo il suo corso e quindi bisogna essere pronti. Risorse che significa no, nuovi servizi per i cittadini e soprattutto crescita per le imprese, quindi lavoro per tutti. Beh, la cosa importante è la necessità da parte dei comuni di avere professionalità adeguate per scrivere i progetti, per realizzarli e poi per rendicontarli, perché sono tre fasi molto importanti, strategiche, e occorrono professionalità che a volte i comuni non hanno o non hanno a sufficienza, e quindi il consorzio in questo caso si è fatto trovare pronto con professionisti di altissimo livello e soprattutto con una rete e accreditamenti a livello europeo e nazionale ed internazionale di grande rilievo. Quindi siamo in grado di competere, di partecipare, ma soprattutto di vincere. Primo obiettivo del 2023, quale sarà? La sfida del PNRR è una sfida che impone i tempi strettissimi, e allora devo dire, ecco, anche questa settimana abbiamo avuto buone notizie al riguardo. Ci siamo aggiudicati un progetto da 2.160.000 euro per la ASL di Teramo, ma anche due progetti sulle infrastrutture sportive per il comune di Teramo, da 1 milione a 1 milione e 300.000 euro. Questo vuol dire che il consorzio non solo è in grado di scrivere, ma anche di vincere i progetti. Io lo voglio ripetere perché non eravamo abituati in questi anni ad avere questi numeri, questi risultati che premiano sicuramente il consorzio, ma soprattutto il territorio abruzzese.